eccoci qua! Allora, io non so, ma me l'ha fatta il regista. Doveva entrare su di me senza svelare l'ospite, invece, siccome tiene al Milan, 2 più 2 fa 5, è andata come è andata. Vabbè. Allora, ragazzi, benvenuti, puntuali come... come lo scudetto che sta per arrivare dell'Inter, visto che ci siamo, che mi piace insultare oggi, va bene. E allora, ragazzi, io direi che un po' si è già svelato tutto. Io comincerei subito dicendo benvenuta Isa! Eccoci! Puntata nuova! Ciao Mario! Ciao! Hai visto che inizia a fare caldo? Ho visto. Saranno contenti gli amici da casa, che ci stanno sicuramente seguendo e diranno caspita, deve fare molto caldo negli studi di Rocker TV. Finalmente sono arrivati i miei famosi 50 gradi che volevo. E infatti, allora, prossima puntata in costume direttamente, ti vogliamo. Con le bacchette, però. Con le bacchette, almeno con le bacchette in mano. E allora io direi una cosa, Isa. Io comincerei dicendo: ragazzi, condividete questa trasmissione e soprattutto amplificate la voce dei batteristi, salveranno il mondo. Anche perché, come sapete, in casa Rocker TV è nata una nuova trasmissione un po' sfigata che riguarda i chitarristi. Te la spacco quella chitarra, condotta dal mitico Sebo e da Giovanni Frigo. E devo dire che mi stanno facendo divertire molto. È una cosa un po' mi fa arrabbiare, perché quando vado a vedere i loro numeri, ci sono tantissimi chitarristi che la seguono, quindi mi raccomando, noi non dobbiamo essere da meno e vorrei tutti i batteristi italiani e non all'ascolto per far crescere questa trasmissione e soprattutto ribadire che l'unico strumento che conta è la nostra batteria. Che salverà il mondo, ovviamente. Bravo. Noi salveremo il mondo, i chitarristi, è già buono se si accorgono. Accompagnano. I bassisti non hanno ancora una trasmissione, perché di solito... se dovessero fare una trasmissione, io sai come la chiamerei? Il basso chi? Ha già un titolo, effettivamente. No? Sembra un bel titolo. Va bene, allora io direi che a questo punto svegliamo l'ospite di oggi che è qua insieme a noi. Io sono particolarmente contento della sua visita perché è un nuovo amico della vita, della musica e della batteria. L'ho conosciuto tramite una persona che è stata ospite qua, che è Savino Carbone, che mi ha parlato di lui in termini entusiastici dicendomi: Mario, ma lo sai che c'è uno che è più matto di te, ha un sacco di batterie, un sacco di pezzi, non sa più neanche dove metterle. E io ho detto: devo conoscerlo. Quindi mi sono fatto dare il numero, l'ho chiamato, Mario? E gli ho detto: senti, io vorrei venire a trovarti. E lui, da bravissima persona oltre che batterista qual è, mi ha detto: ma certo, vieni pure a casa mia e ti faccio vedere tutto. E oggi è qua a casa nostra, quindi a Rocker TV, Vanni Comoti. Mamma mia, Vanni, benvenuto. Grazie. Benvenuto. E beh, ce ne vuole essere più matto di te. Sì, sono curiosa. No, allora, no, che sono più anziano, allora. Hai capito? Ma senti, tu lo sai che stai per subire un'interrogazione che neanche alle medie. Cioè, io ti devo chiedere tutto, quindi oggi tieniti pronto, perché io e Isa vogliamo sapere un po' di cose che magari riguardano la notte dei tempi. Bravo, ma perché no? Noi dobbiamo sapere e conoscere tutto, anche perché tu hai iniziato a suonare quando? Io ho iniziato a suonare, avevo circa 3 anni. Ho delle foto che lo dimostrano. E non me le hai portate? No, le ho sul telefonino, te le darò. Va bene. No, per me era carino farlo vedere invece. Allora, c'è sempre stata questa storia del bambino prodigio, hai capito? Poi è finito il prodigio, è rimasto il bambino, anche dopo i 60, hai capito? E quello è. Quindi, allora, io non te la posso però far passare così, perché... prima di far vedere quello che sono andato a filmare di nascosto qualche tempo fa, però ti volevo dire, senti, tu hai detto che ti sei appassionato alla batteria a 3 anni, ma sì. Come è nata la passione della batteria? Perché già oggi ci sono un sacco di possibilità, internet, la rete, non c'era neanche i telefoni, c'erano quei telefoni neri attaccati al muro, e si sta parlando veramente di... ma non tantissimi anni fa, però sembra la preistoria. Dai, diciamolo, quanti anni sono? Tanto io ho 69 anni. Mamma mia, complimenti, va, facci valere altro che applauso. E sono anche bisnonno. Ah, vedi. Perché i batteristi... certo. Per salvare il mondo dobbiamo moltiplicare. È giusto. Certo, è giusto. Allora, la passione nasce così. Io, purtroppo, per fortuna, abitavo
sopra un locale, allora una balera, che chiamavano pretenziosamente dancing, e alla sera, sai, sentivo suonare, ma ero piccolino, e poi mi ero fatto tutto un truschino, riuscivo a scendere, aprivo una porticina e vedevo il palco. Però il palco che vedevo io era sempre dalla postazione dietro. Chi c'è dietro? Sempre il batterista, poveretto, relegato. Allora questa passione insana, poi andavo giù durante la settimana, siccome avevo accesso, e toccavo queste... Che era rigorosamente coperta. Ma scherzi, coprivano la batteria, la spolveravano. Però io ero piccolo, quindi per suonare dovevo suonare in piedi, non toccavo terra coi piedini. E allora se abbassavo le cose, poi dovevo rimetterle a posto, perché i batteristi di allora erano molto gelosi dello strumento, anche perché erano delle batterie. Cioè, come era fatta una batteria di quegli anni? Perché noi pensiamo alle nostre batterie. No, in realtà era una cassa. Una cassa con sopra delle monkey head, delle carabattole, un ciarlestonino a volte basso. E un tamburo rullante, ma con le pelli, quelle d'animali, che infatti sentivano molto l'umidità. Io pensavo fosse per un effetto scenico. Alcuni avevano dentro un faretto, una lampadina. Certo. E io pensavo fosse un vezzo del bagno. Invece no, serviva a asciugare le pelli per far sì che non mollassero completamente. E poi erano delle casse enormi. Mi ricordo le prime marche delle mie prime batterie erano Super Alberti, delle batterie proprio Zin, dei nomi improbabili. Ma era anche era così, non c'era nient'altro. Cioè, fai conto che le prime batterie moderne erano Hollywood, Meazzi, costava 100.000 lire tutta la batteria, però aveva già le pelli, allora si chiamavano sintetiche, che non perdevano l'accordatura col cambiare del clima. Certo. Era una figata pazzesca. Io la mia prima Hollywood che ho avuto a 10 anni, ma no, gli volevo un bene, l'avrei portata. Dimmi che ce l'hai ancora quella Hollywood lì. No, non ce l'ho, però lì è nata la passione dopo di andare a recuperare tutte le batterie che ho avuto. E da lì è nato il collezionismo, poi è diventata ossessivo, compulsivo, un disastro. Allora, mi stai dando un assist, allora io metterei le cose in chiaro. Riprendici belli tutti e tre dalla regia, dai, che così almeno mi piace. Questa inquadratura almeno non lasciamo così, fuori anche nessuno. Anche perché c'è... Poi c'è, tra un po' beviamo. C'è apparecchiato. Bravo, è il nostro aperitivo delle 18. Allora, io sono stato a trovare Vanni e... chiacchierando lui mi ha detto: guarda Mario, io ho preso questa passione nei confronti degli strumenti perché quando ero piccolo appunto mi piacevano talmente tanto, e poi crescendo ho iniziato ad accumularle e ho detto: ma davvero, ma che cosa hai, no, di così bello? Fa: ma guarda, non lo so neanch'io, perché io ho delle discariche, così le ha definite, nelle quali ce le butto dentro. E io ho detto: no dai, mi devi portare. E quindi si è munito di un cestello di chiavi e poco alla volta, insomma, mi ha portato in alcuni posti. Le chiavi delle discariche. E allora io direi che, per farvi capire di che cosa stiamo parlando, manderei subito il quindi primo contributo. Quindi faccelo vedere, Mario. Faccelo vedere, va bene. Dai, regia. Ciao ragazzi, sono qua con Vanni Comotti, eccolo, e mi ha portato in un posto meraviglioso dove... Oddio! Allora, pensaci tu, apri tu questa porta meravigliosa. Una delle tante, sta dicendo. Cioè, ragazzi... Sono un po' mucchiate, Cioè, guardate fino da dove arriva il box e quante batterie ci sono. Poi ci racconterai che cosa hai combinato in tutti questi anni. E qui ce n'è parecchie, poi io sono cultore di queste vintage. Questo è uno, ma io ce n'ho 5 così, pieni, più un portico con sotto tutte le batterie. E adesso andiamo a vederli, dai. Andiamo a fare il giro delle batterie. Allora, io l'applauso intanto comincio a fartelo. Chiaramente no, il video l'ho fatto molto corto, ma io mi sono andato a vedere qualunque tamburo ci fosse, cioè rullante, viti, aste, gli ho rotto le scatole. I batteristi sono così,
curioso. Come poi dico, oh, questo mi manca, questo lo vorrei. Questo lo aggiungerei. Allora, gli ho detto almeno 4-5 volte, questo lo vorrei, risposta no. No. Vabbè, ok. Ci ho provato, invece privargli... No, perché oltre ad essere compulsivi, ossessivi, sono anche gelosi, capito? Però un baratto, dai, io ti do qualcosa che... Sì, qualche cosa studiamo. Va possiamo bene. Fare, come diceva il buon Ivan Graziani ai tempi, un cambio a stufo. Cioè, tu mi dai una batteria tua che non usi, io te ne do una mia. Va quando bene. Sei stufo me lo dici e ribarattiamo. Ah, era così. Cambio a stufo, sì. Beh, mi piace, ho imparato una nuova cosa. Sì. Dai, mi fa piacere. Allora, vabbè, io ho fatto vedere il primo dei box. A questo punto, dai, io farei vedere anche il secondo, dai, visto che ci siamo... Tanto ma dalla regia sono prontissimi. Tutto uguale più o meno. Ma quali uguali? Io ci vorrei vivere là dentro, facciamolo vedere. Eccoci qua, siamo davanti al nuovo box. Secondo tempo. Vai. Chissà cosa ci sarà qua dentro, Mamma mia, buio, ragazzi. Adesso c'è buio. Allora, intanto io vedo un mixer pazzesco qua. Tu avevi uno studio, hai detto, giusto? Sì, sì, io avevo uno studio, questo era il mixer. Gli anni 80. Qua vedo altre macchine. Sì. E là in fondo altre batterie, ma non ci credo. Forza. Ma quante sono? Parecchi, non lo so, ho perso il conto, ma poi ci vedrai. Ragazzi, io vedo qua una di drum. Sì, tutta cioè, roba sepolta dalla polvere. Cioè, incredibile. Lo sai che io vorrei tutto, cioè te lo dico, anche il buio non mi impedisce buio di ammirare. Il suo fascino. Sì, sì. No, ma si vedono bene le cose ugualmente. Sì. Sì, sì. Mamma mia, che meraviglia. Ma quella di drum lì chissà che storia ha. Questa bianca. Mamma mia. È la mia terza o quarta, perché allora quando è uscita di drum è stata una rivoluzione. Perché noi eravamo abituati alle Simmons, alle Dyna, con le Cactus, che erano effettivamente dei cessi. Cioè, era suonata. Quando è uscita la di drum, poi suoni più o meno simili a un'acustica, è stata una rivelazione pazzesca. Senti, ma adesso dove mi porti? Ce n'è un altro? Da altri garage, ne abbiamo tanti da visitare. Cioè, ragazzi, pazzesco, andiamo a vedere. Grande Vanni! Bellissimo! Cioè, hai visto con che disinvoltura? Dove mi porto? No, andiamo, ce n'è tanti. Vabbè. Io non puoi capire come stavo, perché c'è l'emozione di scoprire cose nuove, oggetti magari di un certo periodo storico. Sì, poi è una roba anche qualcosa di moderno, cioè, ma diciamo che la maggior parte sono veramente anni 70, che bello. Se non prima. Ma io sono fanatico del mondo vintage, per cui ma a prescindere, vedi, dalla regia giustamente rimarcano, a prescindere dal fatto che io sono innamorato delle Ludwig, quindi per me la Ludwig è la batteria della vita, però devo dire che il fascino di alcuni strumenti anche che hanno 50-60 anni è imbattibile, perché io immagino sempre la storia che c'è dietro uno strumento. È l'oggetto che ti... non chi può tanto averlo la usato, qualità, che cosa ci ha fatto. Se devo essere sincero, questo è il mio parere personale. Cioè, alcune Ludwig come quella che io ho, come quella di Ringo del 64, in realtà come strumento era una batteria di pioppo, avevo solo i focus ring di acero, non era niente di che, avevo il suono mortissimo come usava allora. Sì, era fermo, era proprio quel suono. Però è l'oggetto, diciamo, storico che a me fa impazzire. Sì, sì, io non lo cambierei per nulla al mondo, per cui... Sì, sì. Anche... Beh, Ludwig adesso fa dei prodotti super. Tra l'altro, ne ha una di Ludwig che non ho capito che modello è. Che è ancora lì, sì. Mario, dopo che sei passato sì, quella è bella. Lo so che è bella, ma non ve lo dire così. Quella la voglio barattare. Facciamo il cambio stufo. Va bene, cambio stufo, mi piace. Guarda, ti do, vediamo. Cosa ti posso dare? Beh, dai, Mario, hai preso tutti i pedali tu? Mi hai detto dal 900 l'abbiamo preso, giusto? Vabbè. Ma anche lui ne ha alcuni belli, no. Infatti ne aveva uno Ludwig e gli ho detto, bello questo, me lo dai? No. E puoi cambiarlo. Vabbè, ma chi se ne frega? Cioè, lo dovevi cambiare con uno di quei pedali. Ci ho provato a chiedergli tutto, niente, non c'è stato. Comunque, allora, ritorniamo a noi. Intanto abbiamo scelto un brano del quiz Non Vinci Niente, perché quello mi piace. Inizialmente l'avevo fatto scegliere a Vanni, la prima scelta addirittura era già stata selezionata da qualcun altro, per cui adesso
vediamo. Se i nostri ascoltatori sono attenti e sono conoscitori, ci devono indovinare l'intro di cui stiamo parlando. È facile. È facile? Facilissimo. Voglio vedere. Sì. È la seconda scelta di Vanni. Andiamo. È facile. Ma sì, cioè. Si è sentito anche bene, quindi potremmo anche non rimandarlo. Dai. Ma no, dai, rimandiamolo, vediamo se qualcuno indovina. Però mi piace l'idea di, insomma, che in quegli anni lì qualcuno potesse suonare anche la doppia cassa. Che tra l'altro, cosa... questo non è un batterista da doppia cassa. Infatti, è la prima volta che ho utilizzato la doppia cassa. È vero. Quel disco lì. No, non lo diciamo. Facciamolo riascoltare l'ultima volta dalla regia e poi andiamo avanti. Vabbè ragazzi, dai, già il tocco qualcosa lo dice. Sì. E poi... Oh, il pezzo poi è famosissimo. Vabbè, forse adesso i ragazzi, qui gli ascoltatori sono un po' troppo giovani per... No, vabbè, non è detto, abbiamo comunque... Già c'è qualche messaggino, li leggiamo dopo. Ah, sì. Dopo, va bene. Cominciamo allora, a torniamo a noi, Vanni. Dimmi. Allora, mi piacerebbe sapere, al di là del fatto che ci hai raccontato com'è stato il tuo... innamoramento nei confronti dello strumento, quindi da bambino, quali sono state poi le tue prime esperienze? Perché in quegli anni, diciamolo, non c'era la comunicazione, non c'era, non so, la discoteca intesa come... Purtroppo non c'era veramente niente, e cioè anche dal punto di vista didattico, io soprattutto abitando a Treviglio, che è in provincia, non c'era assolutamente possibilità di trovare un insegnante, di cosa che già a Milano, poi ho saputo da colleghi, c'era già più scelta e più varietà. E allora si imparava andando nelle balere, nei dancing, a vedere gli altri, quelli un po' più grandini di noi, i gruppi già di nome, e ci si cercava di imparare, scimmiottare. Io registravo per voi giovani col microfono, anche perché la musica, certo, non ce n'era. C'era per voi giovani, mi sembra dalle 4 alle 5, che metteva dei dischi. Se no, e il pare, dovevi tornare presto da scuola il venerdì, che c'era Lelio Luttazzi che faceva la classifica dei dischi. Poi non mi ricordo altre trasmissioni, qualcuno più sentiva Radio Luxembourg, quelle robe lì più, ma noi mortali e piccolini non c'era nessuna possibilità, niente. Lui solo andare a vedere gli altri, cercare di scimmiottare. Mi ricordo sempre dei miei amici ai tempi che partivano da Treviglio, andavano in Zago perché c'era uno che sapeva fare il mi bemol col motorino per vedere com'era il mi bemol sulla chitarra. Sembra, ma era veramente così, non c'era possibilità. Allora, per dirti, io poi ho suonato, ho avuto la possibilità di suonare anche con gente molto più brava di me. Dai, raccontiamo, no, con chi hai potuto suonare? Ma io ho saputo cosa fosse un paradiddle, l'ho saputo, non mi ricordo più se era Tullio o Ella De Bandini, che eravamo in studio con Dino D'Autorio, e io allora era uscito Steve Gadd, che tu diceva questo, cioè i paradiddle, scompone il paradiddle, io non ce la facevo, dicevo, ma cosa sono questi paradiddle qua? Perché non c'era cultura di nessun tipo. Allora credo Tullio fosse, o forse Bandì, e mi ha detto, ma guarda, erano due colpi singoli, un colpo doppio, due colpi singoli, un colpo doppio. Lo facevo quando avevo 4 anni, hai capito? Tu facevi le cose perché le avevi visto, perché ti venivano, ma non sapevi come si chiamassero, cioè era proprio, certo, un disastro. E quindi ti confrontavi con i tuoi, diciamo, colleghi dell'epoca. Certo, perché erano tutti più grandi di me. Ripeto, come ti ho detto prima, io prima mi spacciavano per un bambino prodigio. Io a 12 anni ero già in giro a suonare le canzoni, poi boogie boogie, quelle robe lì, e allora dicevo, un bambino prodigio, ma poi è finito il prodigio, è rimasto il bambino per sempre e ancora funziona, il bambino va. E ancora ti chiama bambino qualcuno? Sì, un sacco di colleghi, Victor Sogliani con l'Equipe 84 mi chiamava, sbarbato, ero già nonno, sbarbato, passami il sale, hai capito? Perché c'era sta cosa, io ero sempre più piccolo, adesso sono più anziano dei miei colleghi. Vedi, quando vado a suonare, capito? Ma prima ero la mascotte.
Succede, guarda, me ne rendo conto perché potrei dire le stesse cose anch'io. Una volta ero il bambino di tutte le band, oggi sono il nonno. E poi allora c'è da dire questo, che c'era, come per te per l'Inter, c'era l'attaccamento alla maglia. Cioè non esiste, se tu non trovavi un gruppo forte, di gente brava, con esperienza, e lì dovevi stare, perché non si poteva, che ne so, io mi ricordo i tempi che il batterista dei Rocks, Mike Shepton, mio caro amico, è andato a suonare per sostituire Alfio Cantarella nell'Equipe 84, è andato a suonare con l'Equipe 84. Cioè era su tutti i giornali uno scandalo. È un tradimento. Cioè, un tradimento. E a me, io non capivo questa cosa, però anch'io avevo sta roba, sai, il tuo gruppo è questo qui, non puoi andare a suonare con degli altri. Cosa che invece adesso è... E infatti, poi, per vendicarmi, ma se vuoi te la dico dopo, se hai delle altre... Per vendicarmi di questa cosa, io ho fatto un gruppo, non molti anni fa, nel 90, cioè, abbiamo fatto un gruppo, l'ho fatto io, col mio socio Ronnie Jackson, grande chitarrista che adesso è in Inghilterra, e abbiamo fatto un gruppo che si chiama Extra, che era un gruppo libero, una specie di comune, dove chi c'era c'era, chi voleva venire a suonare veniva, e tu avevi la possibilità di suonare con uno, con l'altro, e il gruppo, a seconda degli impegni, questo gruppo dove hanno militato un sacco di D'Autorio, Gigi Cappellotto, Paolo Donnarumma, grandi bassisti, tra l'altro persone stupende, che ti aiutavano anche, perché io ero stazzo, ero un po' un piombo, capito? E questi qua ti davano le dritte giuste. E poi, non so, Ricky Belloni, Nico Di Palo, Alberto Radius, Ricky Portera, cioè, poi chi più ne ha più ne mette. Perché proprio c'era questa voglia del gruppo aperto. Perché da bambino avevo subito troppo questa cosa che se suonavi con i fratelli della Lombardia non potevi poi andare a suonare con i cugini del Veneto, ecco, perché i gruppi erano scatole stagne. Va bene, bellissimi questi racconti, perché un po' mi ci ritrovo. Io sono di qualche generazione appena successiva, ma anche per noi era sacrilegio andare a suonare con qualcuno che non fosse della tua band, per cui c'era proprio questo senso di appartenenza, un matrimonio vero e proprio. Sì, per un contratto morale, solo che così, e purtroppo crescevi di meno. Potevi, non c'era scambio, non conoscevi gli altri, però era, questo era. Va bene, dai, sicuramente ti chiederò un sacco di cose perché siamo solo all'inizio, Isa. Sì. Vedrai quanti bei racconti gli tiriamo fuori oggi al nostro Vanni. E allora io direi che la volta scorsa abbiamo mandato la prima parte di un video della pillola della settimana che riguardava la mia gita, così la voglio definire, da Aramini, che è il distributore di strumenti musicali che rende così tanto felici tutti noi amanti della batteria, dei piatti e degli strumenti a 360 gradi. Per cui io farei vedere la seconda parte di quella gita e dopo ci ritroviamo qua in studio. La pillola della settimana. Dove siamo qua, Gianluca? Io vedo un posto meraviglioso all'interno. Questa è la sala che noi utilizziamo per fare delle dimostrazioni, la prova dei nostri strumenti o anche delle cose interne per dell'associazione che abbiamo creato ormai un po' di tempo fa, e quindi lavoriamo con la musica, per la musica, ma anche per la socialità. Dove mi hai portato stavolta? Io c'entro sempre. Allora, io vedo qua tantissimi piatti meravigliosi. Questo è il reparto Paiste. I piatti della Paiste, sì, adesso fortunatamente ce ne sono pochi, perché fortunatamente c'è in questo momento particolare richiesta, perché vuol dire che ci sono molti batteristi in giro, molti batteristi che cercano materiale da suonare, fra cui anche i piatti Paiste, quindi a diminuzione del cosiddetto stock di magazzino corrisponde normalmente un aumento delle richieste da parte dei musicisti, quindi vuol dire che i musicisti stanno in questo momento ricominciando a lavorare. Questo chiaramente fa piacere a me che vendo strumenti musicali, ma anche a me come persona, perché apprezzo la musica e apprezzo la possibilità di poter andare ad ascoltare bravi musicisti che sono chiamati per suonare.
in questo caso, questo mi porta ad avere qui il mitico Mario Riso e quindi a perdere quasi una giornata intera a rispondere alle sue domande, a fargli vedere i suoi giochi. Allora, io me ne vado solo a una condizione. Ecco, allora, allora che prossimamente ti renderai disponibile per i batteristi salveranno il mondo per raccontarci un po' di aneddoti meravigliosi che abbiamo condiviso oggi. Sicuramente sarà un piacere, ma sarai tu a farmi le domande. Sarò io, quindi allora, tieniti pronto. Non posso, mi dispiace perché quel giorno lì purtroppo sono impegnato. Mario, ma cosa devo dire? A parte che i tuoi inviti è già difficile... Non si può dire di no perché la fai pesare un pochino. Bravo. Sai quanto ti voglio bene, Mario, quindi ci sarò. Mi dirai dove, quando, dress code, c'è bisogno di qualcosa. Nero-azzurro. Nero-azzurro, a Bologna, non puoi parlarmi di nero-azzurro, se no abbiamo già detto di no. Ma potrei, va bene. Allora, blu va bene? Allora, io vado via da qua con queste bacchette, tanto per farvele vedere. Solo perché sono nere e azzurre. Assolutamente sì, ragazzi. Qualità assoluta, ve lo dico io. Grazie Gianluca. Ciao Mario. Eccolo qua! Grande Gianluca! Come al solito mi sopporta sempre, io... No, dai Mario, io voglio conoscerlo. Certo, tutti lo vogliono conoscere, perché Gianluca, lo conosci bene anche tu? No, l'ho visto poche volte, da Aramini, proprio quando portiera per dare Ma io non sono un ludico. Uno stalker, cioè tipo me, no, va bene. Allora, io direi, Gianluca, mi raccomando, tieniti pronto, ci sentiamo in settimana, perché... Vorrei farti raccontare un sacco di cose che solo tu puoi conoscere e che puoi condividere insieme a noi batteristi, che riguardano i marchi che rappresenti, ma anche il mondo della musica e dei batteristi in generale. Per cui, grazie ancora, le tue bacchette sono qua. Le Lantec, ragazzi, un nuovo marchio italiano che sicuramente imparerete a conoscere e a sentire meglio in questi mesi, perché... È il nuovo marchio che sta distribuendo Gianluca Aramini. Per cui io intanto comincio ad usarle e a provarle. Le metto qua. E allora, io direi, Vanni, eravamo rimasti un po' di anni fa. Andando avanti, chiaramente, tu poi hai iniziato a fare della tua passione un vero e proprio lavoro. Sì, un po' osteggiato dalla famiglia, perché allora era un sacrilegio che... Fare il liceo, l'università, laurearti, questo per suonare la batteria sembrava una roba un po' disdicevole, però piano piano io ero talmente convinto e che anche i miei hanno dovuto cedere alla forza maggiore. Ti ricorda qualcosa questa storia, Isa? Un pochino, effettivamente. E niente, poi ho cominciato sì, 12-13 anni, io ho i libretti dell'Empals miei da... avevo 15 anni che ero fuori legge praticamente, non potevo entrare nelle discoteche, dancing, sale da ballo, minorenne, solo per la domenica pomeriggio, e io però poi dovevo suonare, allora si suonava sabato sera, domenica pomeriggio, domenica sera, non esisteva che nessuno mettesse musica preconfezionata, un disco, cioè c'era tre lenti, tre veloci, riposino, che durava una sigaretta, allora si poteva fumare, tre lenti, tre veloci, riposino, ma nessuna musica diffusa, né guai, era poi pian piano. Dopo che bello, Ma io ho una curiosità, dove ti allenavi? Purtroppo no, non mi allenavo, nel senso che questo è un mio crucio che mi porto dietro da sempre, infatti io non ho mai studiato come avrei dovuto, però avevo tanta memoria anche visiva, quindi ripeto, rubando qualcosa dai colleghi, da quelli più grandi, o poi suonando ti venivano delle cose, ecco com'è, capito, non c'era, però sì, la mia nonna poverina era l'unica che mi sopportava, io avevo una batterietta nel suo sottoscala, però mi sopportava per un'oretta al giorno, perché la batteria era sola nella tromba delle scale, bimbo, non era proprio, e anche mia nonna con tutto il bene e l'amore, ma... E quindi non ci si allenava molto, non è come adesso che ci bisogna studiare, che è giustissimo, anzi, però non c'era la possibilità, non esistevano batterie elettroniche, non esisteva niente. Io a volte suonavo su una sedia di mia mamma con su una coperta che mimava un po' il suono, se fosse un pad d'allenamento, neanche quello, non si sapeva neanche cosa fosse. E niente, poi dopo ho iniziato da lì, le balere, e allora andavi a suonare, prima si faceva il mese.
tu andavi a suonare in un locale, che ne so io, al Cursal a Milano, alle Rotonde a Garlasco, c'erano questi locali anche famosi, e tu arrivavi a inizio mese, montavi la tua strumentazione, che allora era, perché poi ve ne devo dire un'altra. Una volta l'impianto era di proprietà, nel senso che il gruppo comprava pulmino, impianto, poi ognuno il suo strumento personale, e poi suonando si guadagnavano i soldini, si pagava a Franco Avona le cambiali, però si riusciva a guadagnare. Cioè, adesso sarebbe una roba impensabile, tu so, compri un furgone, un impianto, mixer, monitor, microfoni, se, e il furgone, e vai a suonare con quello che, con le paghe che ci sono in giro adesso, paghi tutto e in più guadagni, c'era gente che ci manteneva la famiglia, perché appunto ti stavo dicendo, si arrivava all'inizio del mese, montavi la tua attrezzatura, tu per tutto il mese suonavi lì, quindi arrivavi, trovavi pronto, ma anche non andavamo tanto lontano, però non so, Verona, Novara, c'era pieno di locali e basta. Poi la cosa è cambiata quando, oltre a fare sabato sera, domenica pomeriggio e domenica sera, si suonava anche il venerdì. Allora lì il mese è diventato la quindicina e si faceva 15 giorni in un locale, 15 giorni in un altro e così via. Dovevi, tra l'altro una scuola... E gli ingaggi come facevi a prenderli? Cioè ti chiamavano... No, c'erano le agenzie e dopo tu eri con un... No, no, sempre con un gruppo, sempre quello, sempre blindato. Certo. E il repertorio cos'era? Il repertorio era, dopo di solito tu suonavi e accompagnavi dei cantanti più o meno famosi. Noi abbiamo esordito con un tale che si chiama Lionello, che adesso non c'è più, che si chiamava Lionello, che aveva vinto 7 voci. E avevi l'orchestra con i fiati, tutto regolare, cioè era una vera band. 3 fiati, la ritmica e i cantanti. E tu suonavi, l'agenzia ti diceva, ma tu, era come quelli del Liscio, tu sapevi adesso dove avresti suonato a dicembre dell'anno prossimo. Che bello! Perché era bellissimo, è per quello che si poteva pagare le cambiali, perché c'era un... C'era già un calendario. Sì, un calendario sempre pieno. Ma l'orchestra sono tanti, anche famosi, c'era Righetti, Don Mico, Victor Bacchetta, Mingardi, che è stato l'antesignano. Hai capito? Era così. E... era un mondo. Senti, parlando di quelle che sono state le tue esperienze, no? Il fatto di aver avuto modo di suonare sia in una band, ma anche mi raccontavi di fare esperienze con gruppi conosciuti anche dell'epoca. Sì, perché poi quando noi abbiamo fatto questo gruppo, noi, io praticamente, questo gruppo extra in cui sono venuti tutti a suonare, e poi dopo io, prima suonavo con un gruppo che si chiamava Opera, hanno fatto anche qualche Sanremo, Festival Bar, un gruppo di musica italiana, un po' pop, intimista. Tra l'altro il chitarrista cantante era Mario Volanti, che è il proprietario di Radio Italia. Italia, certo. E dopo questo abbiamo fatto questo gruppo extra, poi ho cominciato a conoscere tanta gente e quindi mi sono trovato a collaborare, mai come effettivo, anche perché l'età era... Io sono più giovane, ci tengo a dire, ero il più giovane. E quindi, non so, Camaleonti, Nuovi Angeli, New Trolls, e ho avuto modo di suonare con questi che erano... questi personaggi, io la prima volta che ho fatto una serata con i New Trolls avevo sostituito Gianni Belleno che non stava bene, ma li guardavo per dire ma sono veramente loro, perché io scappavo di casa al pomeriggio per andare a vederli nelle balere del tempo, hai capito? Quindi erano i miei miti, Alberto Radius, poi Ricky Portera, poi che era un mio... Beh, Ricky Portera è più recente, dal 2000, quindi siamo vicini. Sì, ormai si solo parla 25 giorni anni nostri, fa, un quarto di secolo. E ormai cambiano i rapporti. Sì. E così è stata e devo dire che sono felice. Va bene, va bene. Bello. Io direi che a questo punto, giusto per rimanere in tema Vanni Comotti, e i suoi box, io farei vedere il terzo. Un altro box. Per forza, no? Perché da casa si devono band in a box. Emozionare come me. Va bene. Eccoci, Vanni, dove mi hai portato? La terza discarica. Mamma mia, che bella discarica. Vediamo. Mamma mia, vediamo. C'è la luce? Sì. Spero.
Vediamo che cosa c'è qua. Io già vedo un cappello da prete, giusto per annunciare. E poi, poco alla volta, guardate lì, altre batterie, altri rullanti, altri tamburi. Cioè, posso entrare, vero? No, ci mancherebbe, vai, vedi. Altri fusti. Ragazzi, cioè, giusto per incominciare, dentro il carrello, un piatto K. Cioè, sotto il piatto, guardate che la batteria elettronica degli anni Ottanta. Cioè, questa qua che cos'è? Roland, una Roland batteria qui. Roland, uno dei primi prototipi Roland esagono. Prima poi questa qui, Dynacord, era tedesca. Vediamo la Dynacord, ragazzi. La musica elettronica è nata con questi strumenti. Sì. Dynacord, eccolo qua. Che era il corrispettivo della Simmons. Sì. Senti, è lì che cosa abbiamo? All'inizio di tutto, guarda, Slingerman, Gretsch. Io mi sono già innamorato di quel rullante. Quello è un rullante Beverly, che era una sottomarca della Premier, era entry level, però dagli anni 50 non lo trovi più. Quindi non lo posso prendere io, no, non me lo porto no, via. No, hai detto sì? No. Va bene, no, perché è proprio una questione di pezzo di cuore. Lo so, ma fammi scherzare un po', perché già sto piangendo. Cosa c'è qua? Vediamo. Non riesco a capire, vedo dei bottoni. Mixer. Sì, mixerino, non so cosa. Ma sì, dai, c'è un po' di tutto, sì, vedete, meccaniche, pelli. Vabbè, ragazzi, questa gita mi piace, non vedo l'ora di fartela raccontare nei nostri studi. Vedi, stavo giusto dicendo, non vedo l'ora di fartela raccontare i nostri studi, ed ecco. Ed eccoci qua. Ho raccontato tutto ormai. Ma che è tutto? Siamo all'inizio. Come? Orca mi... Beh, Mario, non ci sei riuscito però a arrivare con qualcosa. Allora, quindi, come hai visto, anche durante il video ho provato a fargli la domanda fatidica, no? E gli ho detto, ma senti, ma quel rullante lo posso? No. No, mi dispiace, no. Però il cambio stufo, dove vedrai che funziona. Guarda, adesso inizio a ragionare, perché io poi non ci dormo di notte più di te. Forse non hai capito. Io Tu hai visto nel negozio? Noi abbiamo messo su un negozio con un amico, certo, tanto per così per rimanere nell'ambiente. Io tutte le batterie che ci sono nel negozio sono mie, alcune nuove, alcune vecchie. Quando viene qualcuno che vuole comprare una batteria, io non voglio vendergli quelle lì. Gli dico no, ma compra la nuova che sono più belle, hai capito? Perché mi dispiace, lo so che è sbagliatissimo, perché non riuscirò mai a suonarle tutte, né a risistemarle tutte. Alcune avrebbero proprio bisogno di una ripassata potente. Però c'è questa cosa, non lo so cos'è, è una specie di follia, ma tu lo sai meglio di me, perché ho visto tutto il tuo armamentario, quindi infatti siamo, è ancora spazio, siamo Mario, che colleghi, sì, c'è sempre spazio. Ma lui è più ordinato, però ho visto che è più ordinato, poi le tiene pulite, e giustamente io purtroppo sono tante, come fai, cioè non dovresti star lì tutto il giorno. Allora, come fai? Io una risposta ce l'ho. Tu lasciaci le chiavi, a me Isa, ecco, e vedrai che allora, Isa le ripulisce bene. Io no, porto non sempre bene. Maschilista, vedi, tu le pulisci, lui no, le suona. No, non le suono, io le porto via, cioè è un altro discorso. Ma poi dividiamo, cioè. Poi dividiamo, no, pulisco, le monto e mi prendo un box su tre. Metto lì, cioè, e suono. Ci smezziamo un po' quello che avanza, nel senso, una me, una te, una me, una te, poi. Poi vediamoci, rendi felici due baldi batteristi. Ci penserò adesso che sono veramente lo so, alla lo fine. So. Qualcosa dovrò fare, perché a chi le do? Certo, ecco. Isa, io... Anche un boxettino, che Isa è sempre con la batteria elettronica. Basta. Infatti quella Roland è bellissima, sono curiosa di vederla. No, quella è veramente... No, adesso ho anche delle batterie elettroniche. No, beh, io ho iniziato con Roland per quello. No, io però ce l'ho tutte. Diverso. Io, sempre per il fatto che sono vecchio, non per merito, ma ho cominciato dalle prime Simmons, ho avuto in mezzo quelle Cactus, quelle strane, ne ho ancora una che non so che marca è. Però già Dynacord e Roland di quel tipo io non le vedevo. No, da non c'erano. Ah, c'era quella Simmons che suonava ciuf ciuf, sì, un patrimonio. Sì. E poi ho avuto tutte, e poi la di Drum, che è stata una rivoluzione, sì, perché era la prima, sì, che aveva i suoni simili e poi richiamabili, sì, la Simon, l'SV5, sì, erano frequenze. Poi suonavi, si spostava, certo. E io mi ricordo che ho fatto
un tour con Sabrina Salerno molti anni fa in Spagna, in cui usavo la Simos. Era più forte il rumore della bacchetta sul pad di gomma dura, di plastica dura, neanche di gomma. Per fortuna sono 2GB Lance, mi tenevano in piedi, ma era veramente tremendo. Invece quando c'era di drama, era stata una rivoluzione. Me lo ricordo. Adesso è un pezzo da museo, cioè, fa ridere, con i suoni campionati a 8 bit. Sì. Però funzionano ancora oggi, c'è a tanta ricerca. Uno studiolo a casa dove gioco un po' e faccio le mie robe. E a volte uso i suoni della D-Drum perché hanno quel crudité che richiama la... Sono molto tornati anche soprattutto con quei barbagiani che fanno la trap. Sì, sì. Che usano... No, quelli lì, guarda, io non lo so. Adesso non voglio... Però io penso che ci sia lo stesso gap generazionale che c'era quando io, non so, sentivo i Rolling Stones, che mio papà passava e diceva che musica è quella lì, che fanno i versi, hai capito? E forse è così, però allora secondo me c'era più qualità, ecco, non voglio dire sarà questione di gusto, cioè queste cose qui. Io ti dico solo una cosa, sono passati 50 anni e i Rolling Stones sono ancora sulla bocca di tutti. Fra 50 anni quei barbagiani che fanno la trap, ma secondo te qualcuno se li ricorderà? Non lo so, ma anche, voglio dire, forse perché siamo nostalgici, io poi più di tutti. Cioè, noi quando andavamo in spiaggia, a parte che io, siccome non potevo suonare la batteria a casa, ho imparato un po' a suonare la chitarra, almeno per stare nell'ambiente, e allora andavo in spiaggia con le ragazzine, così, suonare la chitarra, bianda, trece, e dopo tutti... Tu che suonavi la chitarra rimanevi lì da solo, vabbè, e quello è un altro discorso. Però questi qui cosa suonano in spiaggia? Come fanno? Ma va, ma poi usano anche l'autotune e basta. Sì, vabbè, per quello. Cantare c'hanno una voce, ragazzi, che neanche al militare li riformavano. Invece oggi che miseria, sono primi classi. Ma non lo so, io non voglio, non voglio criticare, però... Con gli anziani io porto. Non voglio criticare, però... Cioè, ma devi criticare, eravamo, non voglio criticare. Noi eravamo forti, noi per dire gli italiani, eravamo forti per la melodia, l'armonia, la musica in generale. Io quando ero bambino, che di musica non ce n'era. Io quando sentivo anche una canzone di Natalino Otto, che era uno dei nostri primi... Io avevo un piacere fisico che ancora adesso, guardami, perché era bellissimo, era perché non ce n'era. Quindi quello, tutto quello che senti... Adesso non c'è, melodia non c'è più, armonia zero, i testi, vabbè, anche lì. Sì, no, ma io la cosa che soffro di più... nel passato, dalla musica al testo, cioè non c'è tanto, non c'è confronto. Allora, ti dico la verità. L'unica cosa che a me crea sofferenza di questo mondo musicale è il fatto che sia tutto basato sulla finzione, sull'apparenza e poco sulla sostanza. Cioè tutti sembrano cantanti e sembrano intonati, ma nella realtà sono tutti poco cantanti e poco intonati. Devo dire, tutti sembrano musicisti, infatti. Perché? Però... Perché se tu editi e luppi alcuni strumenti, tutti sembrano bravi, ma in realtà non sei tu che l'hai fatto. Comunque... Il problema è che si autoconvincono poi di essere loro ad aver fatto quello, senza più perdere, anzi, perdendo di vista quello che in realtà è lo stato delle cose. Dovrebbe essere una cosa artistica. E poi ti dico la cosa, guarda, lo voglio dire lì in camera. La cosa che più mi fa incazzare di tutta questa gente che fa questo genere musicale è che iniziano tutti il loro discorso legato alla musica dicendo: io faccio queste canzoni perché voglio fare i soldi. Ma io, onestamente, siamo qua tre batteristi, no? Che stanno parlando di musica. Ma noi siamo motivati dalla passione. Noi siamo motivati dal fatto che siamo innamorati del nostro strumento. Noi scriviamo una canzone se siamo ispirati. Noi siamo quelli che sono disposti ad andare a suonare gratis. Noi siamo quelli che quando ci pagano dicono: ma davvero, mi pagate per fare una cosa che mi piace così tanto? Sai, è famoso, no? Che se fai un lavoro che ti piace non lavori mai. Bravo. E allora quello che mi viene da pensare è che il successo, ragazzi, non è la base di partenza. È qualcosa che ti deriva dal fatto di esserti divertito, aver fatto qualcosa che ti piace e che sia stato pure apprezzato. Ma non è l'unico motivo del perché mettersi a scrivere canzoni.
Quindi, detto questo, fate quello che volete, perché tanto io a 57 anni ci sono arrivato, Vanni a 69, Isa, non lo diciamo, e quindi vediamo se fra qualche anno siete ancora lì a fare barbagianni e pappagoni. Sono spaventato da questa, perché come al solito io sono sfigato, arrivo sempre dopo, no? Suonando sempre meno, a parte che c'è un altro gruppo che faccio delle robe, e mi ero messo a studiare un po', volevo scrivere le canzoni, sai, gli intervalli, 1, 3, 5, tutte quelle robe lì, studiavo le scale. Cazzo, adesso c'è l'intelligenza artificiale, fai i pezzi meglio di me. Purtroppo beh, certo. Sì. Ma schiacciando un bottone in 30 secondi ne fa 5. Lo so. E quindi, secondo me, il futuro della musica, mi spiace dirlo. Infatti, Mario, sono d'accordo con te, perché quello che è, cioè, io penso quello, c'è troppa falsità. Allora, appunto, la musica si può scrivere ormai, dando delle istruzioni. Sì, basta dargli dei paletti. Oppure imparare comunque a scrivere anche solo dalla batteria, la scrivi, basta, sì. non la suoni più. No. Poi con l'autotune, alla fine, non so, magari da sonata canto anch'io, no, tra ma due anche minuti. Proprio la realizzazione del pezzo. Io ho provato, così, a sperimentare questa cosa, ho messo un testo. Non dico il programma usato perché non vorrei fare proseliti. No, quei programmi lì di intelligenza artificiale, ce n'è tantissimi, gratuito tra l'altro. Tanto per cambiare. No, giusto perché così avanti, no? Certo. Almeno costasse qualcosa, qualcuno... No, e ho scritto un testo un po' così del tubo per vedere, gli ho detto rock, ballad, gli ho dato i miei paletti e... E questo mi ha scritto un pezzo e l'ha cantato, perché lo canta. Tu gli dici anche il tipo di cantante. Sì, ho fatto anch'io la prova. Tipo Avril Lavigne o chi vuoi tu, o Robert Plant. E ti fanno. E è uscito un pezzo, in realtà ne sono usciti 5 che si possono montare, puoi editare, puoi fare quello che vuoi. E ti dico che avrebbe fatto la sua sporca figura a Sanremo, giusto per citare. E quindi capisci che. Finita. No, ma purtroppo il problema è che quelli che poi danno le indicazioni all'intelligenza artificiale, eccetera, poi credono di averlo scritto loro. No. E quello è il problema. Si autoconvincono di cose che sono davvero la base questo della vita. Cioè, apparire è troppo diverso da essere. Sono due cose diverse. Ma è un momento però, così. Parliamo di cose più divertenti, che quello mi sconvolge. Ma sì, ma chi se ne frega? Cioè, tanto alla fine, noi il nostro l'abbiamo fatto. Fin troppo, ci divertiamo. E sono ancora quindi, nel frattempo hanno indovinato l'intro. Hanno però indovinato è l'intro. Il nostro pagno duro che indovina sempre, mitico. Applauso. Cosa ha detto? Allora, Fireball dei Deep Purple. Ha vinto. Non ho vinto niente, è arrivato primo. È arrivato primo anche perché aveva scritto subito. Va bene, allora io direi che è arrivato il momento di una rubrica che piace tantissimo a tutti gli amici dei Batterist Salveranno il Mondo. Lui è Milly Fanzaga e questa è Le Sacre Scritture. Ciao a tutti cari amici, ben ritrovati. Allora, siamo ancora negli anni 60 e fra tutto quel mosaico di generi musicali che abbiamo conosciuto nelle puntate precedenti, non poteva mancare la musica reggae, nata anch'essa in quel periodo. Il genere reggae è nato da quelle che erano le caratteristiche principali della musica tradizionale giamaicana, che era il mento, che nei primi anni 60 divenne ska, genere movimentato, ballabile e veloce, per poi diventare nel 65 rocksteady, il quale rallentò un pochino la velocità, e divenne definitivamente reggae alla fine degli anni 60, rallentando ancora di più i tempi. La musica reggae venne portata alla definitiva conoscenza globale attraverso quel grandissimo artista che era Bob Marley. Bob Marley, attraverso i suoi grandissimi successi, portò definitivamente, come vi dicevo, la conoscenza a livello globale di questo importantissimo genere musicale. Per noi batteristi è importantissimo anche per il suo particolare ritmo, che si chiama One Drop, che venne portato a conoscenza dal batterista stesso di Bob Marley, che si chiamava Carlton Barrett. Carlton Barrett aveva come caratteristica principale di applicare quel ritmo lì, oltre che applicare delle soluzioni ritmiche veramente interessanti sul Charleston e sul Tom, anche attraverso l'uso di delay, cosa che poi venne adottata anche
da batteristi del futuro, negli anni 70, uno fra tutti Stuart Copeland, del quale parleremo in modo approfondito nelle puntate successive, e venne anche adottato dai generi musicali inerenti alla musica elettronica, uno fra tutti la musica dub e poi dalla musica hip hop. Altra cosa di cui dobbiamo parlare assolutamente, stando a quel periodo storico fine anni 60, fu l'epoca dei grandi raduni e dei grandi concerti. Tutto questo inerenti a conseguenze di fattori storico, sociali e culturali derivanti dal 68. E in quel periodo, nel 69 specialmente, iniziò quello che furono i periodi dei grandi concerti che arrivano fino ai giorni nostri. Il primo fra tutti tenuto appunto nel 69 è quello di Woodstock, che contò almeno 500.000 presenze, come contò 600-700.000 presenze il concerto che si tenne sull'isola di Wight in Inghilterra. E questi concerti stanno anche a testimoniare quello che era il fatto culturale di quel periodo, che era molto alto, era molto presente. Infatti, nello stesso concerto potevate trovare il compianto Jimi Hendrix nella sua ultima esibizione, purtroppo, e contemporaneamente potevate trovare anche il quintetto di Miles Davis, per cui l'ascolto, il pubblico che aveva una certa ricezione a quello che era il mondo culturale di quel periodo, per cui una certa predisposizione a un livello molto 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 elevato, per cui prendiamolo come fatto culturale e fatto musicale, è stato un esempio storico. Un qualcosa di cui vorrei parlare, che ci tengo moltissimo, sempre stando quel periodo, è stata l'invenzione del primo prototipo di quella che potrebbe essere considerata una batteria elettroacustica, praticamente la nascita della batteria elettronica. Pensate che questa invenzione fu ad opera di una ditta italiana, vi sto parlando della Meazzi, ditta nata a Milano alla fine degli anni 50, che attraverso i suoi strumenti di altissima qualità, vi sto parlando delle prime batterie, i modelli Hollywood, la Jolly, la President, si fece conoscere a livello globale, a livello planetario, come azienda costruttrice di strumenti di altissimo livello, e in Stati Uniti fu molto 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 apprezzata. Questo apprezzamento fu certificato dall'uso delle stesse batterie di artisti di fama mondiale, quali Billy Cobham, Jacques Dijonet e Art Blakey. La caratteristica principale di questo strumento era quella che all'interno dei fusti erano applicati dei pick-up passivi, i quali venivano poi collegati ad un modulo sonoro, il quale modulo sonoro veniva collegato ad un amplificatore. Il suono usciva da un amplificatore, esattamente come usciva il suono di una chitarra e da un basso, perché per i periodi non c'erano ancora i sistemi ear monitor, cuffie e quant'altro, per cui fu veramente un qualcosa di innovativo. Qualcosa di innovativo portato alla ribalta a livello globale da un grandissimo batterista che divenne l'endorser. Si sto parlando di Max Roach, col suo modello Tronic Drum. Max Roach fece conoscere definitivamente a livello globale questo importantissimo strumento, che aveva tra le altre caratteristiche anche quella di avere la cassa montata su un carrello con le ruote, così poteva essere spostato, cosa che probabilmente avevamo già visto negli anni 30 con altri tipi di batterie, ma una cosa del genere, modello di batteria, una commistione fra elettronica e acustica, prima non c'era mai stata, per cui una ditta italiana portò alla ribalta questa nuova invenzione, questo nuovo tipo di batteria, che poi vedremo verrà definitivamente consacrata e portata a livello globale con caratteristiche odierne molto diverse negli anni 80 da altre case. Per cui, cari amici, noi italiani qualcosa di importante l'abbiamo veramente fatto, e vediamo di non dimenticarci. Ciao a tutti. Mamma mia, grande! Grande il nostro Milli. Ogni volta ci regala delle perle. È un mio concittadino, lui è di Treviglio. Sì, io sono di Treviglio, quindi vedi. Quindi due... lui parla di robe, è così. Ma anche perché di quelle nuove c'è poco da dire. Oramai c'è tutto di tutto. Basta scrivere su un motore di ricerca qualunque parola chiave e puoi scoprire qualunque cosa. Invece la memoria storica che hai tu, i racconti che hai tu, non è sempre... quelli su Google non li troviamo. No, ma ce n'è. No, come i tuoi, devo dire di no. Mi sta piacendo tantissimo
questa puntata, anche perché davvero ci stai mettendo nella condizione di rivivere un periodo storico della musica e dei batteristi che sinceramente un po' mette nostalgia. E ti dirò, volevo, che l'avevamo accennato prima, noi quando andavamo a suonare sempre nelle balere c'era l'impianto Semprini o Binson, non c'erano i monitor, non esisteva niente, tu suonavi con la batteria in mezzo a due amplificatori basso e chitarra, c'era un amplificatore per l'organo Farfisa, certo, e l'impianto fuori. Siccome era aperto dietro, come i Fender per capirci, e tu sentivi qualcosina che tornava indietro da lì, ma non esisteva il monitoraggio, no, aspetta, guarda, dammi un po' di riverbero nel mio monitor, ma scherzi, una roba... Quindi era veramente una roba molto artigianale. C'è l'impianto Semprini, che era uno di quelli più potenti, belli, perché i gruppi, sai, allora per caso, questi c'erano Semprini, oh, era quattro canali con l'eco nastro, fine. E la batteria non era amplificata per nessuna ragione, e venivano i gestori dei locali e dicevano, ma quello lì picchia una roba forte, la batteria è troppo alta. Quello è un classico, quello anche un negli classico, anni indietro. Cioè. Sì, ma adesso almeno ci mettono i microfoni, sai, puoi dire, vabbè, forse magari il fonico è esagerato. Allora, con la Hollywood, con sugli straccetti e la Ringo Starr per farla suonare toppata, e dice, no, no, è troppo forte, è troppo forte. Siamo sempre stati vessati come categoria. È vero, è vero. È uno strumento. A me questa cosa qua un po' mi ha fatto ricordare un qualcosa che mi è successo un paio di anni fa in Puglia, in provincia di Bari. Io stavo facendo il soundcheck, no? E praticamente è presente in Puglia, in quei paesini dove c'è, insomma, una mentalità un po' chiusa, eccetera. Mi hanno microfonato la batteria in piazza e io inizio a fare la cassa. Cassa, boom, 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 rullante, bam, 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 bam. Mi dice, ok. Allora io vedevo un vecchietto giù dal palco che mi faceva così. Abbas, con le due mani, no? Urlava. E io dentro di me dicevo... Ma non sono io, cioè devi dire all'impianto, al fonico, no, però era come parlare a un sordo, e mi faceva a me, ma hai rotto, adesso devi abbassare, io, non sono io, devo parlare col fonico, cioè ma una roba, le lacrime, giuro, perché io più facevo così e più questo si incazzava, cioè le vene che gli uscivano dal corpo, cioè mi voleva ammazzare, ma è lì. Non ma non Mario, proprio se ne aneddoti invece, però i mixer sono un'arma a doppio taglio, perché a me l'hanno invece spento proprio. Però ecco, in via Marina, a Reggio Calabria, e lei, io mi sono visto, sei un po' arrabbiata, devo dire. Cioè, avevi lidi davanti, a proposito di musica di prima, quindi la musica, va bene, ok, sono gusti, però c'è... Cioè, noi dovevamo suonare live, cioè ci hanno abbassato tutti i volumi, già visto la mia faccia. Ho visto, c'era un mio amico che fa, Isa non si sente più, cioè non il basso, la chitarra, tutto, ci hanno abbassato tutto, la cassa. È così, funziona così. Siamo sfigati, dai. Però non partiti alla batteria, infatti. Assolutamente, ecco. Sì, e faremo ancora più volume di prima, certo. Così mi piace. Allora, io direi che a questo punto abbiamo fatto vedere tre box, io farei vedere un quarto e poi vi dico perché ce ne ho solo quattro. No, facciamoli vedere. Eccoci Vanni, dove mi hai portato? Discarica numero 4, pronte via. Mamma mia. Vediamo, vediamo. Ragazzi, io... Poi dobbiamo fare il bagno perché qua c'è, prendiamo il tipo. C'è, no, c'è anche la luce. Oh, altre batterie. Meccaniche. Là dietro, meccaniche. Ragazzi, cioè, veramente incredibile. Guarda quanti pedali. Questi sono pedali pazzeschi, anche vintage, eh? Sì, super vintage. Cos'è questo? Questo è Asba. Asba. Un pedale francese che andava di modissima negli anni 70. Era molto costoso rispetto ai pedali di allora. E era veramente un bel pedale. Poi aveva queste due cose per fissarlo al cerchio della cassa, no? Ah, vedi? E andava, vedi che va. Se è qua da 40 anni, guarda che va ancora. Questo Slinger nel 70. Questo non so cosa sia, no, questo è moderno però, visto? Cioè ragazzi, guardate qua, addirittura un pedale Ludwig doppio e lì c'è l'anima gemella, eccolo qua. Vabbè, va. Qua c'è dentro, vedo cose nascoste. Sì, ce n'è così nascoste. Sono quei tamburi là che ti dicevo, fatti come i sassofoni. Devo vederli. Vediamo. Questa è una novità. Ah, l'ha staccato. Come l'ha staccato? Li fa quel mio amico, su quel pelino.
le fa quel mio amico lì che le batterie che ho visto in negozio, vetroresina, ma di questa c'ho tutti dal 6 al 18, il 18 è enorme, non ci sta neanche in macchina perché con questa pipa qua, pensi che questo qui deve essere un 13, figurati. Mamma mia, chissà che bel suono, che una proiezione pazzesca. Sì, ma io Tom Melodici mi piacciono come effetto, E lì c'è tutta la batteria. Sì, ce n'è, guarda. Ragazzi, io faccio una carrellata veloce anche a un po' di tamburi. Tra l'altro, questo mi raccontavi è il timpano della Hypercussion. C'è il pedale, tu lo chiavi. Questo cambiava l'intonazione. Certi. Sì. C'è l'effetto anche questo, credo. Pazzesco, pazzesco. Vedi, qua ci sono i miei bravi tentativi di mappaggio. Guardato la dieta. E credo che anche questo fosse tu. Ma il dramma delle Hollywood e della percussione era questo. Vedi quel bocchetto qua? Sì, aprivo. Perché Zama è per allora, non è come adesso, che andavi su internet e te lo comprai. Per trovare il ricambio diventavi matto. Eravamo proprio un po'. Vabbè, va, altre aste ragazzi, altri tamburi, già che c'era là sotto, vedete, aste nuove, vabbè, quindi dove mi porti adesso? Discarica numero 5. Qui abbiamo lasciato dentro la cosa. Allora, adesso ragazzi, finisco io questa storiella qua, perché io gli dico, dove mi porti adesso? Allora... Secondo me le cose sono due, o non mi voleva più portare da nessuna parte, no. O se no, perché a un certo punto ha chiuso il box e le chiavi sono rimaste dentro. Si vede nel video che io appoggio, per voi vedere quella tipo staccato, io appoggio le chiavi lì e poi chiudo e me ne vado. Morale, chiude il box e mi dice, cazzo, c'ho le chiavi dentro. E io, e adesso come si fa? Niente. Cioè, morale, abbiamo finito la gita. Gli altri tre box, secondo voi io ho mollato il colpo, gli ho detto per favore puoi andare nei box quando recuperi le chiavi e mi fai i tuoi video, gli ho detto io così, capace, me ne ha fatti due tre però allora devo tornare in realtà e fare un po' di pulizia, sì. Quello sì, e quindi, ma come ride lei, Isa che lo sa? La portiamo anche lei, va bene, giusto, va bene, no comunque... grazie davvero per la pazienza, mi hai fatto vedere un sacco di cose meravigliose e ti volevo chiedere un'ultima cosa, qual è stata l'esperienza che ti lega alla batteria più bella che ricordi sempre con grande emozione? Però alcuni colleghi, bassisti, altri musicisti, e c'era questa, perché alcuni colleghi erano un po' stronzi, questa è la verità, fai nomi e cognomi, no, chi se ne frega, va bene, no, ma tu magari sai, andavi a fare un turno, allora i turni erano facili, un turno a duine, canzoncine, le stelle su di noi, però io non leggevo, non leggevo neanche la Gazzetta dello Sport, no. E allora c'erano alcuni colleghi molto bravi, come Gigi Cappellotto, Paolo Donnarumma, che erano dei miti allora, suonavano il basso su tutti i dischi di Adriani, chiunque, che dicevano, non ti preoccupare, te guarda me. E loro ti facevano i segni, tipo direttore d'orchestra, no, stop, riprendere, o due, hai capito? E allora la portavi fuori, no? Perché sennò arrivavi in studio e ti avevano convocato per fare anche un turno abbastanza facile, però arrivava, la parte è questa, oddio, adesso hai capito. Certo. Invece, e mi ricordo la disponibilità, ecco, dei colleghi, anche live, cioè a parte in studio, che ti aiutavano, dicevano no, non suonare così, fallo diversamente. Allora lì imparavi, certo. Quelli come me, autodidatti. Questi dicono, ma perché questa roba? No, non va bene, fallo così. Allora avevano più esperienza. Ecco, mi ricordo questo, la disponibilità di bellissime persone che ho conosciuto. Poi adesso sicuramente ho dimenticato qualcuno, perché ripeto, gli anni sono tanti, certo. E i colleghi sono stati tantissimi. Però devo dire, noi della vecchia guardia,
esempio adesso il mio direttore d'orchestra preferito è Mimmo Camporeale, che è stato il tastierista di Vasco, storico per tanti anni. E io quando sogniamo che andiamo, che ci lanciamo, lui dice sempre: navigazione a vista, te guarda me, io guardo lui, lui fa il direttore, abbiamo tutti i nostri segni, cioè praticamente non è cambiato niente da allora. Tutto oggi uguale, se per... tutto uguale alla fiora, come si dice. E andiamo e sogniamo, però ci ci danno anche dei soldi pochi, vedi? Però ci si diverte, sputaci sopra, qua bisogna comprare tom nuovi, rullanti nuovi, c'è da fare tutta la manutenzione lì, i 5 box o i primi 5 le spese del condominio Certo. Allora io direi che sta passando veramente veloce, inesorabile il tempo, però oggi volevo dare il benvenuto a questa nuova rubrica che è Mai dire Tom, che è la rubrica nel quale un po' ci divertiamo a trovare sui social dei video simpatici che riguardano i batteristi, quindi io ne farei vedere subito uno e poi... Spreading round down in Texas sound. No, è poverino, cioè veramente. Si è fatto male. Ma poverino un corno, un pirla, come poverino. Vabbè, va, vediamone un altro, vai. Oddio. Ma spostare la scimmietta, no, incredibile, cioè, a me fa sempre ridere. No. Penso che schiaffo proprio dato, ma un rullante. Lei niente. Questo ero indeciso se metto, perché ridiamo troppo. Sì, ci fa veramente ridere questo. Vabbè, vediamolo un altro. Sì, sì. That's gonna be fucking cover of Modern Drummer magazine is gonna be fucking devoted to that drum fill, well, you cunt. It's amazing that you could play that drum fill in 9 beats. Right, huh? It's fantastic. Just because you get lost, just because it's a little confusing for the fucking bass playing element. No, povero. Povero. Allora io qua sono molto combattuto, perché cioè Copeland è uno dei miei miti, bisogna dire la verità, io però il feel che aveva infilato dentro era coraggioso, molto bruttino. Coraggioso, e quindi mi duole dirlo, ma Sting aveva un po' ragione. va bene però a Copeland gli permettiamo tutto, e poi come dice lui, io quello era un feel su Modern Drummer, cioè uno dei... In realtà è arrivato con cosa, però non è in sync. Sì. Non è tanto nel beat. Sì, non era mai. Va bene. Adesso sì, non è in griglia. Bravo. Sì. Comunque è bella questa rubrica, mi piace un casino. Poi Isa, mi raccomando, ogni settimana ne dobbiamo preparare un po', perché ne abbiamo tanti in realtà. Ma la scimmia comunque non si batte, che gli tira veramente sto schiaffone. Un fenomeno. Sì. No, veramente. Che precipita. Va bene. Senti, lo sai che è arrivato il tuo momento, sì. Vero? Torno seria. Dai. C'è le lacrime. Ma mi metti una scimmia mentre faccio il DJ. Va bene. DJ Drums. Eccoci ragazzi, allora continua il suo tour Marco Lenz con Alfa, sarà il 16 a Napoli, il 19 a Bari e il 21 a Firenze. Dario Panza continua con Annalisa, il 17 Casalecchio di Reno, il 19 Padova, il 21 a Roma. Julie Ant con i Baustelle suonerà il 16 a Bologna, il 17 a Cesena. Continua il suo tour con la mitica per te Ivano Zanotti, il 18 a Bari. Eugenio Mori continua con la PFM il 15 a Modena, il 16 a Udine, il 17 a Trento, il 19 a Brescia, il 20 a Varese. Filmer continua col suo tour europeo con Zucchero, il 15 sarà in Lettonia e il 17 in Lituania. Poi continuiamo con le cliniche di Christian Meyer e sarà il 19 al Teatro CPM di Milano. Ecco la locandina.
E poi ci ha inviato, ecco, il suo tour che inizierà, ce l'ha anticipato in puntata lunedì scorso, il nostro Dario Capacci con i Trick or Treat, che partirà il 16 dai Paesi Bassi, poi dal 17 al 21 sarà in Germania. Oggi ha fatto un reel stupendo dove voleva quasi portarsi il gatto, divertentissimo. Ho visto, infatti, tanti batteristi in giro. Sì, sì, oggi tanti. Meno male. Vuol dire che si ricomincia la stagione. Che sì. la musica è arrivato dal vivo. Il sole, la primavera, stiamo andando tutti. Alla faccia dell'intelligenza artificiale. Alla faccia sì. Brava. Allora, io direi che noi siamo quasi in chiusura. Ti volevo chiedere l'ultima, che non ti ho ancora chiesto. Se dovessi dire qual è la batteria della tua vita. Allora, come strumento? Quindi. Come strumento, non affettivamente. No, come strumento. Come strumento di Vu e Ludwig, sono combattuti. Io ne ho tutte e due. Devo dire, Ludwig è il marchio è la romantico, è il romanticismo, la storia. Di Vu sono delle belle batterie, non c'è niente da dire. Poi ce n'è tante, sono tutte le... Sai, c'ho anche delle star classiche, secondo la batteria top di gamma è di acero, le misure sono quelle, certo. Le pelli sono Remo, non è che vai tanto lontano, capito? Certo. È un po' come l'accordi, come la sistemi, ma si somigliano tutte. Più che altro a livello anche meccanico, così devo dire che DV, anche Ludwig comunque. Va bene, l'ultima è il gruppo della tua vita. Quello con cui ho suonato? No, che gruppo che ti piace di più in assoluto? Gruppo che mi hanno sconvolto ai tempi, avevo 16 anni, gli Yes. Gli Yes? Gli Yes, perché facevano un prog da più... e li ho visti solo al cinema. Poi ho avuto il piacere di conoscerli al Castello a Carimate, dove io registrai nell'altro studio, loro erano di là. Io quando sono arrivato ho visto quattro... Sì, sciamanati, con i capelli lunghi, con i blu, che giocavano nel cortile del castello. Il castello era proprio un castello. Come no, me lo ricordo. E lì nella ghiaia del cortile del castello con un pallone sgonfio, una paga, una bestia, sai, pensi sono i tecnici. Noi eravamo dentro a registrare, a un certo punto questi entrano in studio e cominciano a dire, Italia Rock, no, bello, oh, very good. E io ho detto, questi sono i tecnici che vengono a rompere in mano. A un certo punto il fonico, Clark, me lo ricorderò sempre, americano, mi dice, scusa, non vi ho presentati, lui è Chris Squire, il bassista degli Yes. Io a momenti cado, cioè ho detto, oddio. Allora, col mio inglese bergamasco, ma super maccheronico, non sapevo cosa dire, ho detto, I see you all in the movie, ti ho visto solo al cinema. Era vero, perché è la prima volta che ho visto gli Yes, li ho visti al cinema. Ti ricordi che ai tempi Piazza Napoli a Milano? Mamma mia, certo. Se, e facevano vedere i concerti degli RCDC, degli Yes, al cinema. E io ho visto gli Yes al cinema, gli Yes Song era. E da allora sono rimasto fulminato. Devo dire che li ho risentiti ultimamente, sempre quei dischi di allora, non hanno più quell'impatto, perché logicamente cambia il tempo, la cultura, la tua sensibilità. Quando suonavo io, che si fermavano, dicevano, ma sei scordato? E io dicevo, ma mi sembra che va tutto bene, non capivo. Era così, però gli Yes, ancora adesso, no? Poi sai, li ho conosciuti, quindi non posso, sono miei amici, cazzo, mio amico quello lì. Che miseria. No, sono le cose che poi ti segnano, perché come dici tu, i tuoi miti e incontrarli poi è sempre qualcosa di speciale. Stato là al castello, mi ha fatto vedere come registravano la batteria con i piezo elettrici attaccati alle pareti, una stanza vuota, e mi spiegava, io capivo un cazzo, perché questo parlava in inglese alla svelta, io very good, però sai, la disponibilità di questi è cosa che in Italia non succede spesso, noi colleghi blasonati tengono sempre un po' le distanze, questi sembravano veramente amici tuoi. Beh, sono stato di là e c'era Trevor Rabbit che suonava la chitarra, cantava una cosa, ne suonava un'altra, intanto rideva col fonico, cioè, che cazzo, speriamo che gli puncino i piedi, perché sennò che cazzo. Va bene, ragazzi, su questi racconti io direi che
sono molto contento di salutare tutti quanti, di ringraziare te, Vanni, in primis. Grazie a voi, è stato bellissimo. Prima di salutare i nostri ascoltatori da casa, io volevo che dalla regia facessero vedere una locandina che mi riguarda, perché in realtà il 29, anzi scusate, sabato 27 aprile alle 14 in via Bell Music, via Termopili 20 a Milano, ci sarà questo Drum Day, tre masterclass rigorosamente italiane. Ci sarò io, c'è Francesco Dauria, Nicola Regonesi, e è aperto per tutti, chiaramente libera entrata. Per gli allievi del NAM costerà 15 euro, per tutti gli esterni costerà 20, e se volete andate sulla pagina di NAM Bovisa e troverete tutti i dettagli. Per cui io vi aspetto, sicuramente lo ricorderò anche la prossima settimana. È il primo seminario per me del 2024, mi sto preparando, mi sto divertendo a fare delle cose un po' diverse dal solito per condividere, perché questa è la cosa più importante, condividere il mio modo di suonare, il mio stile, e sicuramente passare un pomeriggio meraviglioso insieme a questi artisti meravigliosi e a Max Furian. Per cui io direi che grazie Isa, grazie Mario, per come al solito aver condiviso questa puntata. Se avete sentito bene, il merito è sempre e solo di Bart in regia. Eccolo la firma. Se avete visto bene, mi duole dirlo, ma il merito è di Max, il regista, che ecco, che siccome non smette di essere pappagone anche in chiusura, ci dice delle porcherie nelle orecchie durante la diretta, e vabbè. E poi grazie alla nostra Sally, che avrà tappezzato i social di video e di reel, e grazie a tutti, ci vediamo settimana prossima. Grazie Vanni, ciao, grazie, davvero speciale, e non vedo l'ora di venire a trovarti ancora, di saccheggiare qualcosa. Abbiamo, va bene, altri due o tre discariche, ci vediamo presto, a settimana prossima, ciao.